like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like. Carlotta Ferlito, catanese, 17 anni a febbraio, ginnastica artistica, specialista alla trave. Bella, brava, grintosa, testarda, estroversa. Nel suo modo di essere rappresenta le emozioni e le passioni di migliaia di bambine e ragazze d'Italia, di chi vive per la ginnastica, ma anche di chi è semplicemente una ragazza del suo tempo, che ama lo shopping, la famiglia, i fast food. Insomma, inevitabilmente vera con pregi e difetti. Dovete sapere che ha iniziato con la ginnastica a 6 anni. A 12 si è trasferita a Milano per poter continuare lo sport ad alto livello, livello che ha raggiunto con l'esordio in nazionale nel 2008 e con tante medaglie da allora in poi. Argento alla trave e 2 bronzi nel concorso generale al volteggio alle Olimpiadi Giovanili di Singapore. Nel 2011, primo anno da senior, vince l'argento alla trave agli Europei di Berlino ed è campionessa italiana alla trave e al corpo libero. La qualificazione ai giochi 2012 per l'Italia, non arrivata ai mondiali, viene conquistata alla grande vincendo con la squadra il preolimpico di Londra, dove Carlotta vince anche l'oro alla trave. Potrebbe essere la più veloce ad arrivare alle Olimpiadi dopo essere stata sul podio ai giochi giovanili. Se ora pensate che sia una brava ginnasta, avete ragione, ma dovete anche sapere che ha oltre 28.000 fan su Facebook e oltre 4.000 follower su Twitter, che viene assalita alle gare con richieste di autografi, che le fan adorano la sua capacità di domare la trave, ma anche come si trucca e come si dipinge le unghie. Insomma, piace, anche con i suoi momenti di debolezza, che a lei invece non piacciono molto perché sono stati troppo enfatizzati dalla reality in TV. Perché lei non è proprio così, si incavola, si sfoga, ma poi è soprattutto quella che reagisce, quella che tira fuori la grinta, quella che sbaglia tutto nel riscaldamento, ma poi fa funzionare tutto in gara. Bella, brava, testarda e vincente. Anche famosa? Certo, perché no?